Questa è la nuova Ferreno Blow 2, la nuova tenda da trekking, autoportante, ultralight, doppio telo, due persone di Ferreno, di cui adesso vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Essendo una tenda a doppio telo, si inizia a montarla stendendo il telo interno sul prato. A questo punto andremo a montare la paleria e la potremo congiungere nei vari punti. Una volta fissata la paleria non dovremo fare altro che andare a mettere il telo esterno, fissarlo e poi successivamente andare a picchettare tutta la parte intorno alla tenda più i tiranti. Iniziamo a parlare di questa Blow 2 con il classico giro attorno alla tenda e faccio vedere tutte le sue caratteristiche. Iniziamo dalla prima parte laterale dove troviamo nella parte bassa il picchetto che va a fissare la tenda e dove va anche a unire il telo interno con il telo esterno, il suo tirante abbastanza semplice con dei cordini veramente molto leggeri e basta, diciamo veramente molto molto semplice. Prima parte laterale, che qua è veramente molto semplice perché non c'è praticamente nulla. Abbiamo il telo superiore, il telo inferiore che esce un pochino, niente, veramente molto semplice e abbastanza scarna. Continuiamo perché da quest'altra parte anche qua c'è il suo picchetto con il suo tirante da andare a tirare e arriviamo dalla parte posteriore dove troviamo la prima porta. Prima porta dove innanzitutto troviamo una presa d'aria che possiamo andare ad aprire in modo tale da areggiare un po' la tenda e far uscire tutta l'umidità. Porta che poi è speculare a quella anteriore che naturalmente vediamo dopo, porta che poi volendo si può anche aprire completamente, quindi possiamo avere una camera veramente molto molto areggiata. Ma continuiamo perché da quest'altra parte diciamo che la tenda è abbastanza simile. Quindi troviamo la stessa due parti dove andare a mettere i picchetti, i tiranti, in modo tale da poter andare a fissare la tenda, e la stessa parte laterale che è veramente molto semplice anche in questo caso. Infine torniamo sulla parte anteriore, sulla nostra porta iniziale, che adesso vediamo nello specifico. Vi faccio vedere dunque la sua porta e la sua abside. Come dicevo, innanzitutto sulla parte della porta troviamo la finestrella sia da una parte sia dall'altra dove far andare uscire l'umidità ed evitare condensa. Poi di condensa ne parliamo anche dopo. A livello di porta questa si divide praticamente in due ed è divisa a metà. È davvero molto semplice andare ad aprirla perché troviamo un doppio cursore, poi la stessa zip è anche protetta da dei velcro in modo tale da andare ad alleggerire un pochino la tensione della zip. Un cursore che lavora molto bene e soprattutto poi una porta che si può anche raccogliere facilmente nella parte superiore con il suo gancetto. Una volta aperta la porta si rivela un'abside diciamo di medie dimensioni. Ci si potrebbe riuscire a cucinare tranquillamente dentro in caso di trekking dove dovesse piovere e comunque uno zaino ci sta molto bene, anche uno zaino davvero di un grosso litraggio. Soprattutto poi essendo due absidi, una a destra e una a sinistra, ecco che lo spazio di stivaggio è veramente tanto. Caratteristica poi che mi piace molto è che noi possiamo andare completamente ad aprire la porta, quindi volendo anche questa parte di porta che è rimasta in questo caso chiusa, noi possiamo benissimo andare ad aprirla. Ecco che una volta aperta completamente la nostra tenda, veramente qua si ha un sacco di opzioni. Innanzitutto a livello di areosità veramente non avremo più problemi di condensa perché a questo punto l'aria ne passerà davvero tanto all'interno della tenda e poi soprattutto possiamo gestircela molto meglio in molte situazioni. Infine un piccolo accenno sulla porta interna, questa è singola che si apre solamente su un lato, però cosa molto apprezzata che poi ne parliamo, vedete quanta parte di tessuto c'è. C'è davvero tanta parte di tessuto che torna molto utile. Comunque una porta nella parte interna, anche lei con un singolo cursore fatta molto bene che si apre molto facilmente. Dunque eccoci qua all'interno della tenda. È una tenda che inizio subito a raccontarvi dalle sue dimensioni, perché a livello di larghezza è abbastanza larga nella parte dove va la testa, che poi va a restringersi nella parte dei piedi. Però comunque due materassini ci stanno senza nessun problema. A livello poi di altezza in sé della tenda è alta un metro, cioè nel punto più alto la tenda è alta un metro, quindi anche seduti ci si sta senza nessun problema. E soprattutto doveste capitare magari qualche giornata in cui dovete stare all'interno della tenda per un po' di ore, c'è comunque abbastanza spazio vivibile. A livello di materiali, quello che abbiamo visto esterno in colore azzurro è un nylon ripstop 20D con 2000 colonne d'acqua. Quello del catino invece è un nylon ripstop 30D con 3000 colonne d'acqua. In aggiunta poi Ferreno vende anche separatamente un footprint da poter mettere nella parte inferiore. Come dicevamo, questa tenda è doppio telo, quindi avete visto telo interno e telo esterno. A livello di condensa, quando teniamo chiuse le porte ma lasciamo aperte le finestre per far uscire d'aria, diciamo che la condensa è normale, non ha né un problema di condensa né è particolarmente performante da questo punto di vista, è abbastanza nella media. Non dà naturalmente nessun problema perché poi essendo doppio telo la condensa tende a scivolare e non ci darà fastidio.
ho apprezzato tantissimo tutta la parte di telo che si alza di catino fino a metà altezza. Questo l'ho apprezzato veramente tanto perché ci permette di poter stare al riparo dal vento anche quando magari abbiamo delle notti particolarmente ventose. Avendo questo pezzo di tessuto in più, non essendo tutta zanzariera la parte superiore, ecco che davvero abbiamo una protezione per nulla male, cosa che personalmente ho apprezzato tanto. A livello di materiali, beh, devo dire che è fatta molto molto bene. Naturalmente Ferrino da questo punto di vista non si smentisce. Troviamo cuciture in molti punti anche doppie, termosaldate, cuciture in alcuni casi ben ripassate, quindi veramente a livello di materiali sicuramente nessun problema. A livello di feature all'interno della tenda non è che ne troviamo tantissime. Troviamo due taschine, una a destra e una a sinistra per poter riporre qualche oggetto e poi nel classico il gancetto alla parte superiore per poter riporre una torcia, ma diciamo che a livello di feature, essendo una ultralight, non è che troviamo tantissime caratteristiche. A livello invece di performance, di protezione contro gli agenti atmosferici, beh, per quanto riguarda l'impermeabilità non ha davvero nessun problema. L'ho lasciata sotto l'acqua che ha fatto al nord in queste ultime settimane e ha retto tranquillamente. A livello di vento, diciamo che fino a un 50-60 km/h non ha nessun problema, anche perché comunque la struttura, essendo anche autoportante, tiene veramente molto bene. Una cosa personalmente che avrei apprezzato, magari qualche ancettino in più nella parte esterna, poter mettere qualche cordino in più. Questo è davvero l'unico punto che faccio, diciamo che qualche cordino più esterno secondo me sarebbe tornato anche utile. Dunque arriviamo alle conclusioni per questa Ferrino Blow 2. Innanzitutto, dove vi consiglio di utilizzarla? Beh, diciamo che questa è una tenda principalmente da trekking, quindi va benissimo per tutti quei trekking come cammini, alte vie, sentieri di più giorni. Davvero diciamo che il trekking, tutto il mondo del trekking, è sicuramente il suo punto ideale. Io l'ho sempre chiamata tenda ultralight, ma non ancora ho detto quanto pesa. La versione da due persone pesa 1,5 kg, che diciamo è abbastanza in media con quelli che sono i competitor del mercato. Aggiungo infine un paio di informazioni che secondo me sono rilevanti per questa tenda. Innanzitutto i picchetti sono veramente molto molto leggeri, molto piccoli, però sono colorati di nero. Personalmente avrei preferito che magari fossero colorati un altro colore, perché di nero vi assicuro che è veramente facile perderli o dimenticarli nel terreno. Aspetto che mi è piaciuto molto di questa Blow è che Ferrino ha rifatto la sacca di compressione. È molto più semplice adesso inserire la tenda all'interno della sacca e la sacca in sé è veramente molto molto piccola. Arriviamo infine al prezzo, perché Ferrino la vende a 375 euro, là si trova già sui 300 euro. Ve la consiglio? Sì, ve la consiglio, però se magari siete degli escursionisti che vanno tanto in montagna, che vanno a fare tante notti in tenda, che fanno magari dei cammini molto lunghi. Comunque parliamo di 300 euro che non sono sicuramente pochi, parliamo di una tenda che è sicuramente l'ideale per chi magari vuol fare dei cammini lunghi, star fuori tante notti. Non è una tenda che personalmente vi consiglierei se dovete magari far fuori una notte soltanto, perché diciamo che in quel caso magari la spesa non ha molto senso. Però comunque come tenda non ha nessun problema, performance veramente ottima, visibilità ottima. Diciamo che mi sta piacendo questa linea che sta prendendo Ferrino di andare davvero a diminuire molto i pesi delle proprie tende, perché ce n'era veramente bisogno. Detto ciò ragazzi, la speranza sia stato esauriente e esaustivo anche per questa recensione. Vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!